Senti, siamo in Friuli, la terra di Pierpaolo Pasolini. Pasolini non si è mai lamentato dell'omofobia perché era un fifone, un represso, o perché era troppo orgoglioso per lamentarsene? Come te la spieghi questa cosa? No, non credo che fosse troppo orgoglioso per lamentarsene, onestamente. Penso che pensasse ad altre cose. Forse prima non era un problema così grande di cui ci stiamo rendendo conto adesso. Lui aveva detto: io sto dalla parte dei poliziotti perché sono figli del popolo. L'anno scorso il Pride bolognese ha vietato ai poliziotti gay di sfilare con la maglietta col loro logo della loro associazione. È l'associazione delle forze dell'ordine LGBT+, che si chiama Polis Aperta. Dovevano sfilare individualmente senza nessun segno che potesse individuarli come poliziotti o eccetera. Questi Pride, che non si chiamano più Gay Pride perché sono inclusivi, a forza di includere e allungare l'acronimo, hanno lasciato fuori troppa gente? Oltre ai poliziotti, le ragazze di Arcilesbica, persone importanti come l'ex presidente di Arcigay, che dice non mi intervistano più, non mi chiedono più niente, da quando ho detto che non sono favorevole al DDL Zan mi hanno emarginato. A forza di includere, abbiamo lasciato fuori qualcuno o qualcuna? Questa è una domanda, è una bella domanda. Credo che comunque qualcuno resti sempre, purtroppo. Sì. Credo che nella società in cui siamo oggi sia difficile realmente includere tutti.